In questo momento ci hanno detto chiaramente che è meglio che noi si torni a casa e loro rivedranno le pratiche e quando avranno rivisto le loro pratiche potremo tornare ad adottare i bambini. Non avendo il passaporto con il visto rinnovato è meglio venire via e non tirare ulteriormente la corda, è meglio venire via dal paese e rispettare la loro decisione. Poche parole pronunciate da un papà che per 40 giorni ha stretto tra le braccia un bimbo di 7 anni che già parla italiano spiegano meglio di altro il clima che si è creato in Congo attorno alla vicenda delle adozioni internazionali bloccate dal 25 settembre dal governo di Kinshasa per alcune irregolarità nelle assegnazioni. Le autorità non arretrano e a pagare saranno anche le 24 coppie italiane in possesso di tutti i titoli definitivi per portare a casa i bambini. Massimo rispetto dunque per la decisione delle autorità congolesi, nonostante il dolore per il distacco. I genitori tornano a casa, in Italia, i piccoli, che per un mese e mezzo hanno fatto famiglia con loro, resteranno in Africa fino a quando non ci sarà il visto sul passaporto. E comunque non siamo mai stati sereni perché avevamo questa spada di Damocle sulla testa e nonostante le speranze, l'ultima speranza è stata la delegazione governativa italiana che ha ottenuto praticamente di iniziare un canale diplomatico con le autorità congolesi che però avrà una certa durata. Quindi ci sono stati alcuni momenti belli di famiglia, ma sempre per noi adulti con questa sofferenza e anche i bambini l'hanno capita poco per volta. Nelle prossime ore anche mamma Paola lascerà il Congo. Per l'abbraccio senza fine al fratellino Emanuele, Julien dovrà ancora aspettare. Julien, sii forte, se devi stare lì ancora un po', però mamma, papà ed Emanuele ti vogliono bene.